Eccoci ritornati su Resident Evil 7, ragazzi. Niente, ricominciamo da dove ci siamo soffermati la scorsa volta. Chiusa dall'altro lato. Ah, questa porta magari la chiudiamo. Vedremo, magari spunta il nostro caro vecchio papà alle spalle. Siamo soltanto che è meglio puntare la testa con questi cosi, no? Comunque dovremmo vedere cosa, diciamo, come sono arrivati questi mostri qui. Sembra un po' strano, questi mostri avranno a che fare con questa famiglia mica tanto. Chissà cosa hanno combinato. Allora, Lucas ha preso quel tizio che continua a scappare. L'ho rinchiuso nell'inceneritore in fondo a sinistra, così non sfuggirà più. Torniamo fuori quando è il momento. Sai come qui l'inceneritore, no? Mi voglio portare una mano. Vedere un pochettino cosa dentro. Ah, questa dove c'è la mano. È uscito fuori. Forse sarebbe questo. È uscito fuori. Vorrei che ci salta qualcuno addosso. Proprio da sparo. C'è sta cosa che veramente fa veramente vomitare. Fa un rumore assurdo sto anello. Dall'altro lato. Qua che abbiamo? Sento rumori dall'altro lato. Ah, è il trattamento. C'è proprio niente dove fanno questi specie di esperimenti, eh? È in questo posto. Carichiamo, si sente sempre pronta l'azione. L'hai sbloccata, eh? Ok. Qui siamo di un punto di partenza, niente. Perfetto. Chiave scorpione. Ah, ok, c'è appunto sopra una porta quando è defilato uno scorpione. Ottieni il fucile, infatti dobbiamo prendere anche il fucile in effetti. Vediamo che possiamo fare. Questa la utilizziamo, siamo proprio messi male. Questo gioco d'erbe ce n'è poca quantità. Questo è il fluido chimico. Ah, e qua si continua a scendere. Andiamo avanti con questo. Volevo anche se volevo aprire quella porta di prima, comunque, ci andiamo dopo. Altre volte c'è per il fucile. Questa è un'altra porta con un serpente. E noi ovviamente non l'abbiamo, sta chiave. Ma niente, ci sono diverse porte con la figura di diversi simboli. Dovremmo trovare le chiavi di tutti quanti. Ma man mano che poi vediamo nella storia. Sbucano così queste cose. Ci dobbiamo fare l'abitudine. Ok,
Allora, dobbiamo aprire questa porta qua. Continuo a sentire rumori ovunque. Sarà sta merda sicuramente. C'è un altro. Sei, ne c'è due. Cucinando. Stavano bloccando, niente. Proviamoci subito. Però stavolta lo combiniamo a questo, che magari ci fa più. È più efficace la pozione. Per il fucile. Bene, sì, abbiamo messo bene. Abbastanza bene. Qua ce n'è un altro. Mamma mia, due, niente. Ci riteniamo, se sono due cose. Ok, finalmente abbiamo per l'ennesima volta ripreso la chiave scorpione. Adesso proviamo a cercare qualche porta. Simbolo, questa è la prima e l'apriamo, vediamo che cosa c'è all'interno e siamo ritornati praticamente dove eravamo prima. Eh sì, allora che ci siamo, direi di mangiare. C'è di nuovo quello, ok, perfetto. Vediamo se possiamo aspettare che se ne va intanto. Che siamo quanti senza altro. Se n'è andato. Oh. Era lì, è comparso qui. Boh. Allora, iniziamo, mettiamo la prima testa. Perfetto, ne mancano altre due. Niente, ogni volta che chiudiamo e apriamo la porta, questo cammina tutta casa praticamente. Ok, un'altra porta qua sopra, infatti mi ricordavo bene. Questa moneta non ci serve. Apriamo subito prima di andare. Qua c'era un fucile, infatti. Ah! Ah, ecco il nostro pezzo, allora dovevamo mettere questo al posto di quello in teoria buono. Fucile vero. Oh, gentile signora Becker, come si sente ultimamente? È passato a me molto tempo dal suo ultimo controllo. Le scrivo per informarla che ho appena terminato di esaminare le sue lastre. Le ombre presenti nell'area di Lacana sembrano essere colonie fungine. Quasi sicuramente per. Correlate alla muffa. La direzione dei suoni di cui mi ha parlato potrebbe dipendere da queste informazioni. Se la sintomologia da lei descritta è causata da una parassita fungino, questo deve essere rimosso immediatamente. Nintendo non ha la mia. Sono solo dell'invito a ricorsi in ospedale. Tutto questo letto in quanto il suo medico consiglia di effettuare ulteriori accertamenti. Certo. Sicuramente quella palla in testa non è una cosa buona. Che c'è, a corto di munizioni? Mi ha trovato. Non ci credo. Ma intanto siamo curati. Vediamo cosa ci sto qui. Non ho abbastanza seguito questi pezzi di merda per il giardino. Nascondi una struttura per forma di testa di cane, così. No,
lo stio aspettando quando più uscire di casa. Ho già pensato dove. Però ho già appendo nel soggiorno il libro nell'area ricreativa, la stanza della dissezione e essere interrato. È lì dovremmo ritornare. L'orologio appendo nel soggiorno. E l'abbiamo preso. Il libro nell'area ricreativa. Il libro nell'area ricreativa. Ci dobbiamo ritornare. Intanto riprendiamo qui. Mamma mia, che cazzo è? La dentiera della vecchia. No, ma ci ha visto di nuovo. Tornati qui. Ora prendiamo questo benedetto fucile finalmente. Perfetto. Lo ricarichiamo che ci siamo. E ci mettiamo il fucile rotto. Ok. Come se non ci fosse niente. Come ci chiama cosa ne accorge? Ragazzi, finalmente sono riuscito a trovare il pendolo della stanza del soggiorno, che appunto ci porta alla seconda testa del cane, la testa di cane bianca. Finalmente ci siamo riusciti ad aprire questo inceneritore. Immaginavo. Chiave stanza di sezioni. Finalmente. Ok, finalmente siamo sulla buona strada. Ora abbiamo soltanto due munizioni, perfetto. Ok, finalmente ci siamo. Abbiamo passato una retta stanza e andiamo a trovare l'ultima testa. L'abbiamo trovata subito, sarei stato suo padre. Sembrava così dice facile. che sarà lui suo papà. No, lo troverò e lo farò soffrire. E tu, amico, mi aiuterai? E chi ha preso? Ah, è il poliziotto o è un altro? Se l'è presa lui la testa. Bastardo. Andiamo avanti di qui. Mi sembrava troppo facile. Troppo davanti agli occhi. Troppo semplice. Cosa è successo? Ma lo sta mutando, ma che cazzo? Poveraccio. Mamma mia. Niente, un altro poliziotto. Quello era proprio morto. Sembrava strano. C'ha la testa sana questo. Una trappola? Secondo me, faccio qua.
siamo bloccati. Colpa della spada. Non possiamo fare niente. Forse sì, aspetta. Perfetto. Perfetto. E niente, dobbiamo interagire. Dobbiamo interagire con qualcosa. Sembra il caso di allenarci. Ok, l'abbiamo trovato. Lo vedi, eh? Non riuscirai a cavartela. Una boss fight. Da queste parti. Fammi un favore e resta morto. Direi. Finalmente possiamo aprirlo. Sì. Ricordo che il protagonista non è questa casa. Si è rotta la moto 6. Mi sembrava strano che si poteva utilizzare anche dopo. Prendere. Questo lo lasciamo qui.
qua. Ci saranno cadaveri. È pieno di cadaveri questa zona. Non si sa chi è il cadavere. Sempre qua il nostro amico. Ok, niente, abbiamo preso la testa di cane finalmente. Ora andiamo a metterla a suo posto. Tanto che forse ho dimenticato qualcosa. Guarda che c'ha la chiave il nostro amico. Non possiamo uscire se no. C'è qualcosa addosso? No, no. Non c'è niente. Niente, questa chiave del serpente. Non ce l'ha lui. Che cazzo è? No, 18 tiri. È allucinante sto gioco. No, ma che cosa era lei? Mamma mia, proprio è inquietante sta vecchietta, no? Tanto a dire. E se è andata così, è scomparsa. Ok, finalmente abbiamo trovato l'ultima testa. L'ultima testa messa, perfetto. Vediamo che succede. Perfetto, finalmente abbiamo sbloccato. Oh, un po' di aria per questo protagonista. Che mantello, perfetto. Finalmente siamo fuori. Ma in teoria il padre l'abbiamo ucciso. Ora penso ci saranno altri familiari da uccidere, no? Noi non ci arrendiamo facilmente. Andiamo a vedere che c'è qua dentro. Ok. Magari è di Zoe. E che fa? Lo lascia qua. Una pistola rotta. Che si fa? La posiamo questa, sì. Penso che ci dovrebbe servire. C'è il salvataggio. Che ci sono? 5. Che sarebbe? Che è una siringa. Una siringa. Sono dei potenziamenti e non si aprono però. Ah, finalmente un frigorifero dove c'è qualcosa. Non devo prendere niente però. Sempre la foto, è troppo tardi per loro. Di riparazione.
frega, magari. Ah, ma Stefano, qui a queste cose servono le monete. Mettele qua dentro. Ma che cazzo, io le ho buttate. Vediamo se ne ho altre. Moneta antica. E la prendiamo, dai. Qui queste gabbie 8, 6, niente, vedete, ci vogliono tutte queste monete. E si devono mettere, faccio un numerino che conta appunto le monete che abbiamo messo per sbloccare. Vabbè, prendiamo questo. Magari questa anniversario la lasciamo, difesa pura. Abbiamo due difese. Che facciamo? Questo lo posiamo. Questa la mettiamo qui. Ci hai. Allora cosa vuoi che faccia? Mi potrebbe far uscire da qui? Sì, Ethan, stammi a sentire. Io e la mia famiglia siamo tutti contaminati. Non posso andarmene via se prima non me ne libero. E vale anche per Mia. C'è un modo per farlo? Ci serve il siero. Dovrebbe espellere questa cosa dal corpo. Sempre che non sia già troppo tardi. Bene, quindi dov'è? Se sapessi dov'è l'avrei già preso da molto tempo. Ma credo che mia madre ne abbia nascosto un po' da qualche parte nella vecchia casa. Beh, ma se lo troviamo, salverò Mia e ce ne andremo, no? Sì, così me ne andrò. La vecchia casa è alla palude, non puoi sbagliare. Ok. Fa solo attenzione a mia madre. Tua madre? Sta attento, ti stanno cercando. Sembrava strano, cioè ora, diciamo, il secondo boss... Sua madre, poi chi c'è? La bambina? Niente, continuiamo, andiamo a vedere dov'è questa casa vecchia. Ci vuole qualcosa? Non abbiamo. Niente, continuiamo. Chiuso dall'altro lato. Questa cosa è enorme. C'è proprio un... una reggia enorme. Qua c'è un'altra cosa. Ma è qua dove si svolgeva il flashback, praticamente. Sono bambole. Mamma mia. No. Zanzaroni. Ragazzi, anche questa volta il video finisce qui. Ci vediamo con il quarto episodio prossimamente. Lasciatemi un mi piace se vi è piaciuto il video. E niente, alla prossima, ciao.